È guerra aperta in Consiglio Comunale a Pescara che sta discutendo sul DUP, documento unico di programmazione, e sul bilancio. Un migliaio gli emendamenti. Dopo che la seduta di ieri è saltata, non mancano i malumori, partendo da Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle. La sala del Consiglio Comunale è stata trasformata in un campo di battaglia, perché da una parte, diciamo, il sindaco continua a procrastinare un rimpasto di giunta che viene chiesto ormai da fine estate e che ancora non trova, diciamo, una soluzione, e anche perché, diciamo, c'è stato questo fine settimana, c'è stata l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale, rispetto al quale l'unico candidato della città di Pescara, che era Berardino Fiorilli, aveva avuto garanzie di elezione, quindi attraverso anche i voti di rappresentanti del comune di Pescara, così come il suo collega di partito Pignoli, a cui era stato garantito che avrebbe avuto, diciamo, un assessorato esterno. Ebbene, sono rimasti entrambi a bocca asciutta, perché evidentemente questioni, diciamo, diverse hanno fatto in modo che lui non venisse eletto e che quindi, diciamo, le condizioni poi che si sono create sono state molto diverse dalle aspettative. Questo ha trasformato davvero il Consiglio nel campo delle rivendicazioni e delle vendette. Vediamo che infatti i due protagonisti sono stati assenti ieri insieme ad altri componenti della maggioranza, tanto che il Consiglio non si è aperto. Oggi loro sono assenti lo stesso, ma, diciamo, gli altri componenti della maggioranza stanno garantendo il numero per mantenere aperta la seduta, ma, diciamo, a colpi di emendamenti sicuramente la questione del bilancio sarà lunga e tormentata. Polemico anche Piero Giampietro del PD. Noi da mesi denunciamo che questo comune, l'intero comune, è bloccato da una guerra interna fra i vari partiti della maggioranza, che ha fatto sì che il comune nei fatti non partorisca più nessuna delibera. La risposta che ci è stata data è che la giunta era impegnata sul bilancio e invece alla prima occasione utile il consiglio comunale è andato appunto deserto, perché la maggioranza non è riuscita neanche a garantire il numero legale per iniziare la discussione su un documento preliminare al bilancio. Questo avviene mentre altri comuni delle stesse dimensioni di Pescara hanno già provato il bilancio. Perché quando il percorso si costruisce per bene, costruttivamente, si guarda la città e non ci si chiude nelle stanze del palazzo, sicuramente il percorso è più semplice. In questo caso Pescara sta perdendo giorni e giorni, occasioni su occasioni, perché ormai la giunta è completamente affossata in una guerra interna che non riesce a uscire con una soluzione. Intanto l'assessore al bilancio Eugenio Seccia. Adesso c'è stata l'illustrazione del DUP, che è il documento unico di programmazione, che ha al suo interno una serie di documenti, tra quali il triennale delle opere pubbliche. Non appena finirà la discussione generale ci saranno la discussione sugli emendamenti e successivamente l'illustrazione vera e propria del bilancio di esercizio 2022 di previsione. E quindi Pescara ovviamente è nelle condizioni per il terzo anno continuativo poter discutere ed eventualmente approvare il bilancio. Qualora non dovesse essere così, ovviamente se ne continuerà a discutere, e in questi giorni è proprio in Senato, diciamo, il pacchetto di provvedimenti che probabilmente rinvieranno il termine di approvazione. Mi preme sottolineare che Pescara comunque ha adempiuto a elaborare questo documento e quindi diciamo ci siamo portati avanti con i lavori che verranno fatti. Certo, se dovessimo approvarlo, però bisogna vedere ovviamente le condizioni d'aula se ci sono, sarebbe un vantaggio per Pescara, perché si partirebbe a sprombattuto con i lavori e tutte le attività che nell'anno 2022 sono state programmate.